La patch di Cities Skylines 2, quella che dovrebbe andare a modificare tutta l'economia del gioco, chiamata Economy 2.0, è finalmente pronta. Però non verrà rilasciata oggi. Il rilascio dell'aggiornamento di Cities Skylines 2 è stato rimandato a lunedì 24 giugno. Ora, io ho già visto tantissime persone che stanno insultando i dev o dicendo comunque cose orribili in generale riguardo a questa scelta. E regà, spero che nessuno di voi si stia lamentando di questa scelta, perché è letteralmente la scelta migliore che potevano fare. Come mai? La patch in origine doveva uscire ieri, il mercoledì. Però hanno visto alcuni bug che avevano la possibilità di fixare e quindi li hanno sistemati, rimandando di un giorno l'uscita dell'aggiornamento, cioè a oggi. Qual è il problema però? Il problema è che domani è festa nazionale nella nazione dove c'è lo studio, dove c'è Colossal Order, e quindi nessuno sarà al lavoro. E poi ci sarà il sabato e la domenica, altri giorni in cui nessuno sarà al lavoro. Il risultato è quindi che se l'aggiornamento venisse rilasciato questo pomeriggio, letteralmente gli sviluppatori avrebbero circa un'ora di tempo per correggere eventuali bug che magari non sono saltati fuori fino adesso e potrebbero adesso andare a colpire tutti i giocatori e rovinare ogni salvataggio, pensandola nel modo più catastrofico. Perché poi nessuno ci sarebbe più a lavorare fino a lunedì. E in Finlandia le leggi sul lavoro sono abbastanza consistenti. L'azienda non può dire no, dobbiamo rilasciare l'aggiornamento, voi venite a lavorare comunque. Per cui la scelta ovviamente migliore e che quella che hanno fatto meno male, aggiungo io, è quella di non andare a rilasciare la patch e tenerla lì per 2-3 giorni e rilasciarla a lunedì, in modo di avere poi tutta la settimana davanti per andare effettivamente a sistemare eventuali bug urgenti che potrebbero apparire. Perché adesso, certo, ovviamente la cosa migliore sarebbe che la patch viene rilasciata senza nessun bug, ma dovete anche considerare una cosa. Mettiamo i beta tester, mettiamo gli sviluppatori che provano la patch, eccetera. Mettiamo QA. Alla fine saranno, che so, 100 persone che provano l'aggiornamento in anteprima. Ora, andiamo a pensare se invece di quelle 100 persone che vanno a provare l'aggiornamento lo provassero in 10.000, in 20.000, che sono poi magari i giocatori che lo proveranno. Ecco, sicuramente cose che non erano saltate fuori quando 100 persone hanno provato il gioco potrebbero saltare fuori quando 20.000 persone lo fanno, o 30.000. Cose che hanno una bassa percentuale di possibilità di accadere perché sono semi-randomiche andranno effettivamente però ad accadere. Ecco, questo è il rischio che c'è nel caso la patch fosse stata rilasciata oggi. Invece però è stata giustamente rimandata a lunedì e quindi lunedì pomeriggio ci sarà l'aggiornamento di Cities Skylines 2, vedrete il mio video con la mia analisi delle patch note e dei cambiamenti, quindi per favore nei commenti qua sotto o comunque sui social in generale non andate a minacciare gli sviluppatori o andar su a dire brutta roba, perché davvero non c'ha senso.